Ma attualmente devo dirvi che sono ancora preoccupato e adesso vi spiego il perché. Amici, buongiorno. Scusate i miei capelli imbarazzanti, devo andare dal parrucchiere, lo so perfettamente, non accanitevi contro di me, ma comunque i miei capelli non sono l'obiettivo di questo video. Oggi mi sono svegliato proprio con la voglia di parlare un po' con voi, in qualche modo di aprirmi. Perciò ho pensato di portarvi questa sorta di video aggiornamento, chiamatelo come volete, sulle mie attuali condizioni. Ovviamente mi sto riferendo alla mia ferita, adesso ve la faccio vedere per bene perché da pochi giorni, come potete notare, non ho più nessuna benda, nessuna garza e niente, ho il dito finalmente libero. Molto probabilmente alcuni di voi non stanno nemmeno capendo a cosa io mi sto riferendo in questo momento. In sintesi, cos'è successo? Dopo ben 2 anni, 2 lunghissimi anni all'interno di qualsiasi tipo di luogo abbandonato, mi sono fatto male. Cosa intendo per essermi fatto male? Mi sono aperto un dito, detto volgarmente, mi sono aperto un dito. Il mio mignolo destro, il mio poverissimo mignolo destro, è stato lacerato a metà praticamente in seguito ad una caduta avvenuta da una rampa di scale. Più o meno l'altezza era 2-3 metri perché io sono proprio precipitato giù. Fortunatamente avevo lo zaino pieno di oggetti, il drone, le torce, una corda, lo spuntino proteico, e perciò sono stato anche molto fortunato in quanto ha attutito la mia caduta. Diciamo che poteva andarmi molto molto peggio, mettiamola così. L'unico a pagarne realmente le conseguenze è stato il mio mignolo, perché io, cadendo, ovviamente avevo le mani posizionate in questo modo, ho sbattuto di schiena e, appoggiando le mani, sono finito purtroppo su un vetro posizionato in verticale. Era un vetro bello spesso che mi ha lacerato il dito. Senza dirvi andatevi a recuperare la clip, ve la lascio qui in questo momento. Oh merda. Oh, no, mi sono tagliato il dito. Sei un coglione. Mi sono aperto il dito. Da. Vieni, calmati, piano. Ecco, da questo momento in poi, come avrete potuto notare, è iniziato il panico più totale. Vedendo il mio dito diviso a metà, non vi dico nemmeno che cosa ho provato. Stranamente non ho sentito dolore, penso probabilmente grazie all'adrenalina che avevo in corpo, e meno male, sottolineerei. Però in una situazione del genere non sapevamo esattamente che cosa fare, se chiamare l'ambulanza lì nel luogo dell'incidente, se andare noi. Fatto sta che siamo corsi fuori dal luogo abbandonato, siamo entrati in macchina, io mi sono messo una sorta di coperta, che tra l'altro era del mio cane, chiedo scusa al mio cane, che ho imbrattato di sangue e poi ho dovuto buttare via. Dadda si è messo alla guida e in 10 minuti siamo arrivati al pronto soccorso più vicino. Il tragitto è stato veramente terribile, ho rischiato più volte di perdere i sensi, vedevo tutto bianco, sentivo le mie energie andarsene. Una volta arrivato lì ero il codice più grave presente in quel momento al pronto soccorso, non era un codice rosso ma tipo un codice azzurro, non vorrei dire una cazzata. Quindi mi hanno mandato immediatamente da un chirurgo che mi ha suturato la ferita attraverso 6 punti. In questi momenti di puro panico, di puro terrore, la cosa che in realtà mi ha maggiormente spaventato è il non sentire più il mio dito. Cosa intendo? Lo sentivo svanire piano piano, lo toccavo ma non sentivo il mio tocco materiale, tattile. Facevo anche difficoltà a muoverlo, cioè riuscivo solo a muovere questa base qui, ma non ad esempio la punta del dito. Lì ovviamente sono iniziati i pensieri peggiori, oddio chissà che cosa ho reciso, oddio chissà che cosa è successo, ma attualmente devo dirvi che sono ancora preoccupato e adesso vi spiego il perché. Questo che ho in mano è il verbale di dimissione, me l'hanno lasciato lo stesso giorno che è accaduto l'incidente in pronto soccorso. Niente, scusate se non ve lo mostro, ma sono presenti dei dati sensibili come il mio numero di telefono, la mia via di casa, il mio sesso, anche il mio sesso è sensibile. Ovviamente hanno riportato le mie condizioni quando sono arrivato quel giorno in pronto soccorso, quindi lacerazione di circa 5 cm alla base del quinto dito della mano destra. Diario clinico: previa anestesia locale si procede a sutura con Vicryl Rapid 3/0. Non so esattamente che cosa significhi, non sono un infermiere ma un fisioterapista. Consigli post sutura della ferita: mi hanno scritto un po' di cose da seguire, io le ho seguite tutte quante, adesso ve le farò anche vedere. Non bagnare per 10 giorni, ho cercato di mantenere la ferita quanto più possibile asciutta per circa una decina di giorni. Ho fatto la doccia con il sacchetto, la cosa più fastidiosa in assoluto, non so se avete mai provato questa sensazione, anche perché la mia mano abile e la destra con la sinistra non riuscivo a fare praticamente nulla. Assunzione di Augmentin 2 compresse al giorno per 3 giorni. L'Augmentin lo si usa anche semplicemente per il mal di denti. Paracetamolo o Oki al bisogno, massimo 3 volte al giorno. Questo, devo essere sincero, non ho usato tanto, soprattutto i primi giorni. Avevo dolore. Come vi ho detto prima, non ho provato dolore quando mi sono fatto male in quel preciso istante, ma nei giorni dopo sì. Quindi 3 volte al giorno ho preso l'Oki come antidolorifico. E infine la cosa un po' più scocciante in assoluto, perché dovevo eseguirla ogni 48 ore, disinfettare con betadine e medicare. Betadine sono queste, è un liquido dal colore tipo bronzeo, sporca ovunque, però è fondamentale
per medicare correttamente la ferita. Attenzione, qui arriva il bello, che si può definire tale. In questi ultimi 10-12 giorni io non ho sentito realmente quali fossero le sensazioni del mio dito, perché era sempre bendato, quindi bendato e bloccato in questa posizione non mi permetteva di percepire se fosse tutto a posto. Nel momento in cui finalmente, perché è stata davvero una liberazione, ho tolto le bende, ho tolto la garza, il taglio inizia qui, prosegue tutto da questa, cioè immaginatevi questa parte che era penzolante, immaginatevela, cioè è un bel taglio comunque, devo dire, cioè è un bel taglio nel senso che ha delle dimensioni cospicue. I punti dopo circa 12 giorni si sono assorbiti da soli, perché mi avevano messo proprio quei punti apposta per non ritornare lì e toglierli, e si sono assorbiti da soli tranne uno, questo qui non so perché è rimasto, non lo tocco, si dovrebbe togliere a breve anch'esso. La ferita piano piano si sta rimarginando, però non so se lo vedete, da questa parte è rimasta una non riesco a farvelo vedere in videocamera, ma c'è proprio una fessura strana che sembra quasi che non si siano ricucite bene le due estremità. Staremo a vedere, ma non è questa la cosa che mi preoccupa di più, perché io in questo momento riesco a muovere perfettamente il dito, riesco ad andare in estensione completa senza nessun tipo di problema. La flessione non riesco ancora, ma perché mi fa male la ferita, cioè non riesco a chiudere totalmente la mano. Ma la cosa realmente più fastidioso in assoluto è che la sensibilità tattile propriocettiva del mio mignolo è alterata. Io non lo sento come questo, cioè questa parte qui, se io la sfioro in questo modo sento poco, cioè alla base sento di più, ma qua sento sento una sensazione quasi lieve, mentre se tocco il resto del dito lo sento informicolato. Sulla base dei miei studi fisioterapici, anatomici, medici, chiamateli come volete, so perfettamente che il ripristino, il recupero totale della sensibilità propriocettiva, appunto, è una cosa che richiede tempo. Però non avendo mai provato questa sensazione su di me, è comunque strano e allo stesso tempo preoccupante, perché comunque essendo coinvolto emotivamente e personalmente in questa cosa, il pensiero che sussiste nella mia testa è: chissà se ritornerà come prima. Lo spero, non so che altro dire, lo spero, perché in questo momento possiedo un dito, vabbè che è il mignolo, uno dice, però è sempre un dito che funziona a metà. Non so nemmeno come descrivervi esattamente a parole la sensazione che provo qui. Magari qualcuno di voi l'ha già provata, scrivetemi le vostre esperienze qui sotto nei commenti, le leggerò tutte. Per il resto va tutto bene, non vi preoccupate, sto recuperando la grande. Abbiamo già svolto altre esplorazioni che usciranno nei prossimi giorni, ovviamente con un maggiore occhio di riguardo e con una sicurezza molto più superiore rispetto a prima. Dolore ne ho poco, solo se tocco la ferita, però per il resto sì, magari a volte mi dimentico di avere questo problema, svolgo un movimento che facevo prima e sento il dolore, però oltre a quello nient'altro. E niente, questa è la condizione della mia ferita dopo circa 2 settimane dall'incidente che ho subito. E ragazzi, io vi ringrazio per avermi ascoltato, spero di cuore di non avervi annoiato, e niente, ci vediamo nei prossimi giorni con altri contenuti. Vi saluto, vi abbraccio, vi voglio bene come sempre, e basta, non devo aggiungere nient'altro. Baci.